Grazie. Allora, buonasera a tutti e a tutti, grazie molte per essere qui, grazie Bormala sia per l'invito che per la gentile presentazione. Bene, cominciamo subito. Prendo la presentazione. Bene. Allora, sì, il tema di stasera appunto è la collaborazione scuola-famiglia nella valorizzazione delle competenze plurilingui degli alunni. Devo dire, è un tema della cui importanza mi sono resa conto progressivamente, sempre di più, appunto, lavorando con le scuole, perché, ed è, diciamo, una realtà, una verità ovvia, i genitori sono effettivamente i collaboratori più preziosi della scuola, ma secondo me lo sono, per quello che ho potuto osservare, lo sono a due condizioni. Primo, se comprendono le pratiche, i principi, gli obiettivi della scuola. A maggior ragione questo è vero per genitori che non condividono la nostra tradizione culturale, la nostra tradizione di scolarizzazione. La seconda condizione è se si sentono accolti e riconosciuti nel proprio ruolo educativo, perché soprattutto in condizioni e in contesti in cui effettivamente il retroterra culturale, diciamo, del genitore non è quello presupposto dalla scuola, ci può essere, diciamo, un fenomeno di marginalizzazione, se non di messa in discussione, diciamo, del ruolo del genitore all'interno della vita scolastica, della carriera scolastica del proprio figlio. E lo stesso genitore, del resto, si sente non pienamente adeguato a seguire il percorso di scolarizzazione del proprio figlio, ripeto, soprattutto se non comprende pienamente quali siano gli obiettivi, le modalità di questo percorso di scolarizzazione. Qui vi ho messo un piccolo riferimento bibliografico con il link alla guida che ISMU ha pubblicato nel 2020. Proprio a proposito di questo argomento, è un punto di vista eminentemente sociologico, però secondo me è molto utile per rendersi conto, diciamo, dei primi aspetti critici che possono essere presi in considerazione allo scopo di valorizzare, diciamo, queste due condizioni che io ho dato come presupposte per una valida collaborazione tra scuola e genitori. Ora, mi sono permessa così di proporvi questa, non so quanto efficace, schematizzazione grafica per mostrarvi quelli che secondo me sono gli aspetti che immediatamente si rendono percepibili quando appunto entriamo in un ambiente scolastico e ci proponiamo, ecco, di analizzare il rapporto che ci può essere tra scuola e genitori. Qui vedete schematizzati all'interno di questo cerchio, che è un po' l'ecosistema, diciamo, nel quale si muovono scuola, quadretto con S, bambino e famiglia, quindi rispettivamente B e F, tenuto conto del fatto che questo spazio può essere diviso in due parti, sostanzialmente, che all'inizio del rapporto si rendono diversamente percepiti. C'è lo spazio dei vincoli, cioè ciò che lega, ciò che costringe, ciò che impedisce, diciamo, il libero movimento anche reciproco tra i soggetti all'interno di questo spazio, e poi c'è lo spazio delle opportunità, che tuttavia la presenza di una barriera linguistica rende molto meno percepibile, molto meno immediatamente presente. È uno spazio, diciamo così, proiettato nell'immaginario, anche nella consapevolezza dei partecipanti, è uno spazio auspicato, ma che immediatamente, diciamo, non è attingibile nella pratica. Per spazio dei vincoli, che cosa intendo sostanzialmente? Questo per tutte e tre le parti in gioco, attenzione, scuola, bambino, famiglia. Vincoli intesi come tempo, no? I protagonisti di questo possibile rapporto devono combattere con il tempo che manca, che stringe, gli insegnanti, la scuola, nei confronti dei bambini e dei genitori, perché non hanno tempo, no, da dedicare a tutto ciò che dovrebbe essere valorizzato e curato nel rapporto con i bambini, con le famiglie di provenienza non italiana, appunto. Ci sono, no, sempre molte altre cose da fare.
diciamo, diverse realtà di cui occuparsi, che sono anche proprie della realtà della scuola, anche immaginata come poteva essere 40 anni fa, quando il tema della scuola multiculturale non si poneva. Le risorse culturali, naturalmente, la scuola rispetto alle famiglie straniere, rispetto ai bambini stranieri e ai loro percorsi pregressi di scolarizzazione, manca spesso di risorse culturali necessarie a comprendere, no? Come alcune situazioni si siano configurate dal punto di vista delle aspettative sulla scuola nella cultura delle famiglie che partecipano al percorso educativo. Una serie di vincoli anche di carattere materiale, no? In termini di risorse materiali, mancano spessissimo quando vanno nelle scuole, questo si dice appunto, le risorse per allestire una bella biblioteca multiculturale, per procurare strumenti che siano adeguati alle necessità di una scuola appunto che voglia essere pienamente inclusiva anche della diversità. E poi ci sono due aspetti, secondo me, due vincoli molto seri che pesano su tutti. Ah, naturalmente, scusatemi, ora mi sono concentrata sul punto di vista della scuola parlando dei vincoli precedenti, ma naturalmente questo è vero, la presenza di vincoli in termini di risorse culturali e risorse materiali anche per i bambini e per le loro famiglie, ovviamente, no? La stessa cosa che abbiamo detto per gli insegnanti, per l'intera scuola, poi può valere naturalmente anche per le famiglie e per i bambini che comunque in questo discorso rimarranno un po' periferici. Allo stesso modo, ideologie e pressione sociale, ideologie principalmente linguistiche, ma non solo, e pressione sociale sono vincoli che si esercitano su tutte le parti in gioco. Nel senso che per quanto riguarda le ideologie dobbiamo tenere conto del fatto che all'interno della scuola trovano, diciamo, terreno naturale per svilupparsi alcune specifiche ideologie linguistiche che riguardano la gerarchizzazione tra varietà, varietà di lingua che non sono tutte uguali, c'è cioè il primato della varietà standard, c'è il primato delle lingue straniere ufficialmente insegnate da scuola, insomma, ricevono, diciamo, un'attenzione minore se la ricevono mai, no? Questo tipo di gerarchizzazione. Ci sono anche ideologie linguistiche più sottili che vedremo più avanti. D'altra parte, le ideologie linguistiche sono anche presenti nelle famiglie, perché ciascuna famiglia di fatto fa una politica linguistica, ha le proprie condizioni in termini di che cosa è meglio per figli, soprattutto quando si pensa ai figli, no? Pensiamo alle nostre famiglie dialettofone, io provengo da una di queste, che programmaticamente hanno stabilito che non si parla in dialetto con i figli, non si parla in dialetto davanti ai figli, perché questo potrebbe nuocere al loro percorso scolastico, no? E allo stesso modo, diciamo che nelle famiglie provenienti da altri contesti nazionali, geografici, può esserci appunto la consapevolezza intanto di utilizzare una lingua che non essendo la lingua utilizzata all'interno del contesto di vita del bambino potrebbe in qualche misura renderlo diverso, renderlo difficile se si continua a utilizzarla in famiglia, la integrazione nel percorso di scolarizzazione, l'apprendimento stesso dell'italiano. C'è una forte insicurezza linguistica da parte delle famiglie che bisogna considerare con attenzione, nel senso, messaggi, diciamo così, generali di accoglienza, di apertura verso la diversità linguistica, certamente hanno la loro funzione, il loro valore. Ma molto spesso si tratta di posizioni ideologiche così fortemente interiorizzate che questi messaggi in realtà cadono abbastanza nel vuoto, no? Sono semplici così, dichiarazioni di principio, magari da parte della scuola, da parte della società, che però vengono guardati, insomma, con una certa, sì, disapprovazione,
disattenzione da parte delle famiglie che si preoccupano invece concretamente di che cosa possono fare, di ciò che possono fare per rendere al bambino più facile integrarsi nella realtà scolastica, sia a livello di apprendimenti disciplinari o della lingua italiana, sia anche a livello di integrazione con i pari. Se sei diverso, no, è possibile, soprattutto in base anche al carattere del bambino, questo può essere un fattore importante da tenere in considerazione, se sei diverso, insomma, possono esserci più problemi e quindi è meglio che tu sia uguale, che per dirvi. Durante l'indagine che abbiamo fatto con il progetto Meridium nel 2010, in classe di quinta elementare, è emerso dal questionario che abbiamo fatto ai genitori che la stragrande maggioranza dei genitori con cittadinanza straniera parlava a casa con i figli l'italiano. E il dato ci è sembrato molto significativo. Quando abbiamo analizzato il questionario a cui hanno risposto i loro bambini, che ripeto, bambini di quinta elementare, 10 anni, ci siamo resi conto che in realtà da parte loro il quadro risultava tutto diverso, cioè nella grande maggioranza a casa si parlava la lingua d'origine dei genitori. Allora, questo ci ha suggerito una, come dire, certa tendenza a compiacere le aspettative del ricercatore da parte dei genitori, probabilmente anche in giorni fa, insomma, da ambienti scolastici che probabilmente appunto li invitavano a utilizzare molto l'italiano a casa, quindi inducendoli a dire che sicuramente l'italiano viene sempre utilizzato nella comunicazione dei figli a casa, laddove i bambini invece forse più ingenuamente hanno detto che si utilizzava la lingua dei genitori, il che devo dire è fatto molto piacere. E qui veniamo anche al tema, oltre che alle ideologie, anche al tema della pressione sociale. La pressione sociale è molto forte, sia sulla scuola che sulle famiglie. No, la pressione appunto verso, sì, l'integrazione, ma nel caso della scuola, degli insegnanti, anche questo lo vedremo, verso il rispetto dei programmi, verso il raggiungimento dei traguardi formativi per tutti i bambini, ed è un po' difficile, no? Tenere insieme i traguardi formativi di una classe di 20-25 persone con situazioni di partenza così disomogenee, cioè anche una forte pressione verso una performance che non sempre il docente ritiene, insomma, di poter garantire. Dall'altra parte, la pressione sociale nei confronti delle famiglie, appunto, verso l'integrazione, verso la dimostrazione, se vediamo, questo anche un po' spiace, insomma, doverlo constatare, ma dal mio punto di vista, per il mio osservatorio, è questo, la pressione verso il dover dimostrare di aderire ai valori culturali, educativi, linguistici della società di arrivo, quasi che non facendolo, diciamo, si mancasse di lealtà nei confronti di questo contesto che accoglie, no? E qui naturalmente si aprono anche, insomma, lacerazioni spesso non trascurabili all'interno della famiglia e anche a volte, insomma, con i bambini, soprattutto quando poi da bambini. Ora, la presenza di una forte barriera linguistica, perché stiamo parlando di famiglie che a malapena riescono a comunicare con la scuola, naturalmente ha l'effetto un po' di esacerbare la percezione di tutti questi vincoli, no? Che si esercitano sugli attori, sia da una parte che dall'altra. Attenzione, perché le famiglie fanno fatica a entrare in relazione con la scuola, ma anche la scuola, pur cercando di farlo, no? Spesso attivamente, fatica a entrare in relazione con le famiglie. Quello che poi alla fine si tende a concludere è che, insomma, non c'è sufficiente interesse, non c'è sufficiente preoccupazione da una parte e dall'altra, e spesso i bambini, questa volta sì, li considererò al centro del discorso, si trovano appunto tra questi due fuochi che comunicano poco e male, che spesso si servono addirittura del bambino stesso, no? Per trasmettersi messaggi, mettendolo in una posizione che non è
quello naturale, no? Del bambino, che si fa mediatore, diciamo, tra due realtà adulte, no? Che dovrebbe invece in qualche misura cooperare proprio a prendersi cura della situazione. E per questo, insomma, ho unito questi soggetti tramite linee tratteggiate che dovrebbero, insomma, indicare appunto questa difficoltà. Ne risulta che cosa? Come dicevo, una percezione estremamente sfocata dello spazio, delle opportunità, che invece sono grandi, grandissime, no? Che possono consistere appunto nelle possibilità di sostegno reciproco. La scuola sostiene le famiglie, ma è anche vero che le famiglie possono sostenere validamente il progetto della scuola. Nel riconoscimento, no? Riconoscimento della famiglia da parte della scuola come fondamentale attore nel percorso, nel processo educativo del bambino, ma anche al contrario, riconoscimento da parte della famiglia della fondamentale operazione, appunto, del fondamentale contributo all'integrazione del bambino nella scuola riesce a dare. A tutt'oggi possiamo dire che la scuola italiana è in assoluto la migliore agenzia di integrazione, no? Sul territorio, e credo su questo, nonostante i problemi che ci siano, le possibilità di collaborazione e anche di trasformazione, no? Effettiva di realtà in apparenza consolidate, quali possono essere le realtà culturali del paese di arrivo, dell'istituzione scuola, ma anche la realtà, diciamo così, psicologica, culturale, ideologica delle famiglie. Ne risulta, nella mia interpretazione un po' pessimistica, da un lato, quello della scuola, una sensazione di inefficacia, perché per quanti sforzi si facciano non si riesce, dall'altra parte una sensazione di frustrazione delle famiglie, che anch'esse si sforzano molto, a modo loro, ma senza riuscire a farsi comprendere. Allora, io ho cercato di mettere a fuoco qualche questione, secondo me, fondamentale. Stiamo parlando certamente di valorizzazione delle risorse plurilingui dei bambini provenienti da famiglie straniere. Ma, secondo me, prima di immaginare una collaborazione tra scuola e famiglia in questo senso, dobbiamo pensare appunto al clima di collaborazione, di fiducia che si deve instaurare e soprattutto la cornice di senso che si deve instaurare tra scuola e famiglia, perché è una collaborazione. Insomma, in assenza di questa cornice di senso, francamente, credo che qualunque intervento poi rimanga anche abbastanza, insomma, in superficie, almeno, ripeto, per la mia percezione. Qui vi ho indicato nel primo punto, questo contributo è un video di Ingrid Piller, pubblicato in epoca Covid, e appunto non a caso si tratta di comunicazioni scuola-famiglia in un momento di crisi. È un video molto lungo, una bella conferenza di Ingrid Piller, che, come forse sapete, si occupa da molti anni dei temi, diciamo, linguistici, ma anche più ampiamente sociali, di, come dire, risoluzione, no, troppo, diciamo, di miglioramento della situazione di disuguaglianza sociale e di svantaggio linguistico e sociale in cui si trovano appunto le famiglie straniere, che lavora nel contesto australiano, ma insomma, diciamo, che propone temi estremamente comuni all'esperienza di qualsiasi altro paese sia meta di flussi immigratori consistenti. E appunto in questo video vedrete Ingrid Piller mette a fuoco questa fondamentale tematica, cioè la scuola rispetto alle famiglie, che cosa riesce a fare per aprire davvero le porte e dare la sensazione di accessibilità e la reale possibilità di accesso alle famiglie dentro lo spazio della scuola per diventare, diciamo, collaboratori, no? Degli insegnanti, coprotagonisti di questo percorso educativo. Insomma, sembra una banalità, sembra, insomma, diciamo, un tema quasi prettamente burocratico, però se ci pensate, una scuola che riesce a comunicare bene, in modo chiaro, in modo semplice, le regole che ci sono, le procedure che si devono seguire,
la natura del progetto educativo. Noi in Italia abbiamo il patto di corresponsabilità, ma come puoi condividere una corresponsabilità se non capisci, no? Se non capisci bene di che cosa si tratta? Ecco, se una scuola non comunica in modo semplice, chiaro e coerente queste minime basi, no? Su cui costruire un rapporto con le famiglie, è un po' difficile che le famiglie riescano davvero a entrare dentro lo spazio, come dire, venire incontro alle aspettative che la scuola non prende. Vi faccio un esempio, ma ci sono culture educative nelle quali i genitori non devono avere nessun tipo di, come dire, partecipazione, no, a ciò che il bambino fa a scuola, perché lo sanno i professori quello che il bambino deve fare. Il genitore ha semplicemente il dovere di mandare il bambino a scuola, di raccomandargli di comportarsi molto bene, non disturbare, eccetera, e il resto lo fanno i professori. Ora, nel nostro sistema noi chiediamo qualcosa di diverso, chiediamo ai genitori di farsi parte attiva, no? Anche delle proposte didattiche o comunque formative che la scuola offre, e di essere presenti anche come soggetti critici eventualmente, però che propongono queste. Ora, ripeto, se non c'è una comunicazione chiara in questo senso, il genitore tutto questo non lo sa. Quando tantissimi, tantissimi veramente insegnanti mi dicono: ma si fanno le udienze? I genitori non vengono, non li si vede mai. Lo sappiamo che lavorano tanto, tutto il giorno. Però, insomma, allora, guardate che cosa succede. Peccato, è un po' piccolo. Sono stata giusto appunto qualche settimana fa in questa scuola in Toscana, è un grande istituto comprensivo, quindi raccoglie scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Abbiamo fatto, insomma, questo questionario per i genitori per mettere in evidenza le maggiori difficoltà, quello che vorrebbero. Ecco, no, l'abbiamo formulata così: che cosa vorreste dalla scuola? Che cosa potremmo migliorare? Cioè, allora, avranno risposto sì sulle 35 persone. 33 chiedono maggiori informazioni sull'orario e discipline giornaliere. 30 persone chiedono informazioni sui libri in ogni materia e come acquistarli. Primaria di primo grado, classe. 31 persone chiedono sapere come prendere contatti con gli insegnanti. Poi maggiori informazioni sul registro elettronico, informazioni su come visionare le schede di valutazione, aiuto nei compiti scolastici, soltanto 10 persone. Insomma, quello che mi ha lasciato, che ci ha lasciato un po' stupiti, è il fatto che queste prime voci che vi ho citato, che sono proprio la base, l'ABC, no, del rapporto tra scuola e famiglie, questi erano tutti genitori con cittadinanza straniera, siano risultate carenti, no, nella comunicazione. Questi genitori sapevano bene cosa fare, no? Allora, qui vuol dire che la scuola comunica male, no? Se un genitore non sa nemmeno come fare a prendere contatti con gli insegnanti, quando poi. Beh, questa è una cosa che mi sconvolge abbastanza, ma credo valga la pena di approfondirlo. Ora, di fatto, appunto, vi ho chiesto agli insegnanti: scusate, ma com'è questo mistero? Quindi, insomma, no, perché in realtà tu chiedi l'appuntamento all'insegnante tramite il registro tramite la piattaforma, il registro elettronico. Insomma, diciamo che non è proprio così, no? Lineare, proprio così automatico. Ah, cioè, perché non incoraggio. non incoraggio, no, non incoraggio, francamente no. E però se io non ci vado, no? Perché poi appunto c'è la questione, sì, è vero, perché perdono sempre le password, no? Troviamo un modo più semplice per condividere le password. Cerchiamo di fare qualcosa, cioè non ci si può arrendere. Mi hanno fatto vedere il modulo informatizzato che occorre compilare per iscrivere i bambini a scuola. È una tragedia, ma questo sì, solo per i genitori stranieri, anche per i genitori italiani, insomma, è una cosa enorme. E qui giustamente le scuole alzano le mani perché dicono: vabbè, questo non è un problema
nostro di difetto di comunicazione, noi più che renderci disponibili come personale di segreteria alla compilazione in loco di persona e piano genitori stranieri, non possiamo fare altro perché è tutto gestito dal Ministero. E già questo, insomma, voglio dire, è un problema che andrebbe affrontato. No? Dall'altra parte, però, ecco, in queste forme invece di comunicazione un po' più spicciole che la scuola può gestire in prima persona, si come dire, evidenziano un po' delle lacune, diciamo, no? Se non altro di consapevolezza. E infatti, parlando, poi è emerso, ad esempio, che sarebbe molto interessante, tutto sommato, non difficile preparare un tutorial per l'uso del registro elettronico, no? Plurilingue, perché questo è il punto. Qui le risorse per la traduzione e per la mediazione bisogna veramente metterle in campo. E d'altra parte ogni scuola conosce o dovrebbe conoscere, anzi direi esplorare con attenzione, il tessuto sociale all'interno del quale si inserisce, no? La popolazione scolastica e le sue caratteristiche e proprio l'ambito territoriale che, diciamo, di cui la scuola poi è il bacino di raccolta, no? Dal punto di vista degli iscritti. In questo senso, peraltro, sempre a proposito del tema dell'accesso e dell'accessibilità, la scuola dovrebbe anche offrire supporto non solo in relazione a ciò che essa stessa può fare, ma mettere a contatto le famiglie straniere con le possibilità e le reti di supporto offerte dal territorio. Questa è un'altra cosa meravigliosa che, per dire, ho constatato grazie alla domanda chiarissima, limpida direi, di una mamma che aveva partecipato a questo incontro organizzato per i genitori stranieri, in cui, come sapete, insomma, oltre alla scuola, tutte le autorità locali mettono in mostra, diciamo, la loro argenteria, quindi appunto ciò che facciamo per l'integrazione, le possibilità di supporto, di sostegno. Al termine di tutta questa bellissima, veramente, cioè, ci sono tante cose belle che vengono fatte, molto utili, molto importanti. Al termine di tutta questa bella presentazione, alza la mano il signore e dice: sono molto contenta di vivere in una città così accogliente. Ma perché nessuno me l'aveva mai detto? Cioè, forse sarebbe stato utile che all'inizio dell'anno facesse un fogliettino, mica tanto difficile, un fogliettino con degli indirizzi, no? Delle brevi descrizioni di dove andare e cosa fare. La scuola potrebbe fare questo e sarebbe un'ottima base, no? Per favorire l'accesso, il rapporto e una, come dire, apertura anche a delle famiglie straniere alla fiducia, no? Nei confronti di queste istituzioni, che troppo spesso purtroppo viene magari percepita semplicemente come, diciamo, l'ennesimo ostacolo burocratico, no? Che si para sulla strada delle famiglie straniere. Secondo punto, il momento di incontro e di conoscenza. Anche qui, io ho trovato tante scuole ad oggi, e il tema dell'immigrazione è all'attenzione dei decisori politici, delle amministrazioni scolastiche, non da oggi. Ho trovato molte scuole che ancora non hanno strutturato un protocollo di accoglienza. E il protocollo d'accoglienza è fondamentale, non è un momento puramente burocratico, è un momento in cui davvero la scuola incontra la famiglia e la famiglia trova un riferimento e dei referenti precisi, no? Con cui confrontarsi e ai quali affidare simbolicamente, diciamo, il bambino. E affidando il bambino dà tutte le informazioni che è necessario avere, è necessario conoscere per seguirlo adeguatamente. Perché, ripeto, stiamo parlando di bambini che si collocano in un contesto rispetto al quale c'è più di un motivo, diciamo, di estraneità, di difficoltà, di imbarazzo. Ecco, allora, il protocollo d'accoglienza è una cosa che io così tendenzialmente avrei dato abbastanza per scontata in questo momento e invece no. E anche sul protocollo d'accoglienza, quando c'è, si nota una certa, come se tendesse a sfuggire il fatto che
Le famiglie devono essere veramente aiutate a fornire l'informazione, non basta mettergli davanti un foglio da compilare, anche magari in versione plurilingue, eccetera. Insomma, il momento del colloquio iniziale insieme è un momento importantissimo al quale bisogna dedicare tempo, che deve manifestare la volontà di entrare in contatto, una disposizione all'ascolto, un'attenzione ai bisogni che è necessario dare per raccogliere notizie sull'ambiente familiare. Noi sappiamo che le storie migratorie sono la conoscenza della storia migratoria di una famiglia, del bambino, è fondamentale per agire, no? Anche sul piano educativo in maniera consapevole. La storia del bambino, la storia, ovviamente la sua biografia linguistica, gli usi linguistici familiari, naturalmente. Non puoi appunto collaborare a valorizzare le risorse plurilingui del bambino se poi non sai, se in realtà non sa qual è il regime linguistico, qual è l'atteggiamento della famiglia nei confronti di queste questioni, eccetera. E naturalmente per dare una garanzia, un messaggio coerente di apertura verso questa diversità linguistico-culturale, la scuola dovrebbe anche farsi trovare abbastanza pronta in termini di dotazioni plurilingui, no? Dando la sensazione di essere un ambiente visibilmente, concretamente interculturale. In questo senso, non soltanto per i cartelloni di saluto multilingui che insomma, erano già in voga anni fa, ma anche come? Certo, ma anche iniziative, no? Che però abbiano un certo grado di sistematicità, di assiduità e che non, ecco, siano iniziative, diciamo così, spot, prese una volta. E poi veniamo al tema, ecco, delle ideologie e degli atteggiamenti. Vediamo la parte degli insegnanti. Io qui vi ho dato qualche riferimento bibliografico tra uno remoto, tanto per farvi vedere da quando è che ci poniamo il tema delle ideologie che albergano negli insegnanti, e naturalmente questo dimostra che non è assolutamente una questione soltanto nostra, italiana. È veramente stata sentita a qualunque latitudine laddove appunto vi siano stati flussi immigratori. Quindi la prima voce è un articolo di Massimiliano Spotti e Sean Kuhn del 2008, appunto Ideologie dello svantaggio, cioè la tipica teoria del deficit, no? Per cui il bambino che arriva si inserisce in un percorso educativo senza possedere come lingua nativa la lingua di scolarizzazione, per ciò stesso, no, è un bambino svantaggiato. La nostra legislazione attuale stabilisce, diciamo, in realtà non è così, no, c'è soltanto appunto questa provvisoria, momentanea mancanza del mezzo linguistico, insomma. Ma non è affatto detto che il bambino in sé, la sua capacità di comprendere, di elaborare, di produrre contenuti, sia in nessun modo, insomma, deficitario o improntate a uno svantaggio di qualsiasi genere. Però dicevo, questo è un tema che già nel 2008 veniva esposto in termini piuttosto chiari. Ci ritroviamo nel 2022, vi ho citato anche un articolo del 2020 di Calamai e Abdolino, interessante perché insomma studia e approfondisce il tema dell'accento straniero nella percezione degli insegnanti della scuola e di come questa percezione possa in effetti causare anche, no, qualche conseguenza sul piano non tanto forse delle valutazioni dei bambini, dei ragazzi, ma delle aspettative che si trovano. Insomma, e quindi anche, no, le profezie che si autoavverano, del tipo di messaggio che si dà loro rispetto a ciò a cui possono aspirare sul piano poi del prosieguo del percorso educativo. Però ecco, mi interessava soprattutto quest'ultima voce, è un numero monografico del Journal of Multilingual Development, non ricordo bene il titolo, insomma, della rivista. Comunque anche questo poi ve lo metto in bibliografia. E qui appunto si parla di dilemmi linguistici e ambivalenza cronica nella classe. È
un numero veramente interessante perché fa tempo di fare il punto sulla situazione degli insegnanti, che sono combattuti tra due esigenze, no? Tra due tendenze che appunto tendono a trarli da una parte o dall'altra, di uno, diciamo così, quello che non è nemmeno un nodo gordiano, cioè una coppia di opzioni alternative l'una all'altra, o valorizzare la diversità linguistica, dare spazio, no, a questa diversità, a questa non standardità, oppure rimanere entro i canoni rigidi della scuola, monolingue, normative, eccetera. Questo in effetti più o meno rappresenta la chiave nella quale fino ad ora sono stati studiati gli atteggiamenti degli insegnanti, quelli più bravi, più innovativi, che fanno spazio alla diversità, che la promuovono, no? E quelli che invece appunto invisibilizzano questa diversità, la reprimono in qualche misura, eccetera. Di fatto appunto Jaspers dice, ma siamo sicuri che sia così? Perché questo non fa altro che paralizzare gli insegnanti, no? Cioè, dare l'impressione che lo scenario si risolva nella scelta di una di queste due posizioni è viziato, è vizioso in partenza, no? Nel senso che forse dovremmo prendere atto del fatto che la situazione in cui gli insegnanti vivono e lavorano tutti i giorni non è quella effettivamente ideale, libera, in cui si può dare spazio alla diversità. Perché non è così, perché esistono i programmi ministeriali, le direttive, le aspettative, no, di riuscita appunto agli esami, no, i test invalsi, eccetera, eccetera. Quindi non è realistico pensare che un docente sia completamente libero di rivoluzionare i metodi e di dare completamente spazio alla diversità. Dall'altra parte, non è neppure vero che l'unico modo, diciamo, per dare al bambino delle prospettive poi di prosecuzione nel sistema educativo veramente valide e robuste sia attenersi strettamente alla norma monolingue, no? Si può cercare di trovare una via di mezzo, non bisogna colpevolizzare gli insegnanti, e in questo senso vi ho citato questo brano appunto perché mi sembra che condensi, poi vi ripeto, vi invito a esplorare proprio questo volume, mi sembra che condensi piuttosto bene la posizione di Jaspers, che personalmente mi sento insomma di condividere, cioè gli insegnanti si trovano da soli a combattere magari contro una formazione che è quella che loro stessi hanno avuto, che continua, no, a spingere verso questo atteggiamento rigido, normativo, monolingue, che in qualche misura comunque dagli stessi programmi educativi viene legittimato e continua ad essere legittimato, no? E dall'altra parte appunto c'è anche questa consapevolezza da parte dei docenti che la scuola non può continuare ad essere quello che è stata fino ad ora, non è proprio possibile. E a parte, no, le belle dichiarazioni di principio, di accoglienza, che magari anche tanti decisori politici fanno di tanto in tanto, e poi però al lavoro resta l'insegnante da solo, strumenti ce ne sono pochi. Gli stessi linguisti vengono un po' tirati in ballo, nel senso anche i linguisti, anche i pedagogisti hanno tante belle idee e diciamo invitano a considerare teorie molto interessanti. Dall'altra parte però poi gli strumenti anche della formazione in servizio per gli insegnanti sono estremamente scarsi. E quindi non è una posizione facile. Le famiglie anch'esse hanno il proprio retroterra ideologico, le proprie rigidità, non è così semplice coinvolgerle appunto in progetti, diciamo, di valorizzazione delle risorse plurilingue dei bambini. Io, oltre a citarvi un paio di articoli in questo senso, vi ho citato da un altro articolo che poi cito anche più avanti, alcuni brani di intervista a dei genitori stranieri all'interno della realtà scolastica svedese, una realtà scolastica bella, interessante, in cui appunto si aprono spazi
Bellissimi per il translanguaging, per la collaborazione scuola-famiglia nella valorizzazione delle risorse plurilingue dei bambini, sotto forma di collaborazione ai compiti, che secondo me è una forma molto interessante, molto efficace anche, no? Di contatto e di supporto anche al plurilinguismo del bambino. Allora, nella prima testimonianza vedete appunto la posizione di una mamma che dice: i bambini non hanno bisogno della lingua madre, della lingua d'origine della famiglia, perché appunto che possono fare i genitori in fin dei conti? I bambini sono nati qui e hanno bisogno della lingua di qui. E questo è un tema, è una posizione, ed è una posizione perfettamente comprensibile. Dall'altra parte c'è un'altra mamma che, richiesta di dire insomma che cosa pensa dei compiti che vengono dati ai bambini, com'è il menage familiare in questo senso, le dice: sì, mia figlia è contenta che le diano i compiti da fare a casa, insomma, mia figlia va molto meglio se fa i compiti, ha bisogno di aiuto nei compiti? No, va alla Casa delle Rose, alla Croce Rossa. In questo caso c'è una famiglia che per supportare il bambino si rivolge ad un altro, no? Nei compiti scolastici si rivolge ad un altro attore che appunto sono le organizzazioni varie che offrono sostegno per i compiti. Quindi in questo caso la famiglia, diciamo, si deresponsabilizza e lo può fare per tanti motivi, ovviamente, attenzione, può fare perché effettivamente, insomma, non è più di tanto interessata a lasciarsi coinvolgere nel progetto formativo che riguarda il figlio, ma anche perché non è sicura di avere le competenze per farlo, anche perché non c'è tempo per farlo, perché ricordo, e ogni incontro con i genitori stranieri me lo conferma, che la maggior parte di loro, sia madri che padri, lavora tutto il giorno, spessissimo il bambino torna. E quindi sì, e quindi ecco, insomma, chiaramente non a caso diciamo che una richiesta anche emersa da questo questionario che abbiamo fatto con i genitori l'ultima volta è stato proprio appunto l'aiuto per i compiti, la possibilità di avere qualcuno che sorveglia anche, insomma, se i compiti sono stati fatti o no, perché scoprirlo alle 11 di sera quando si mandano a letto i bambini può essere un po'. L'ultima voce è quella appunto della mamma che invece dice benissimo per lei aiutare i bambini in tutte le lingue, no? Nel senso che, o meglio, questa è una mamma che lo ricorda in veste di figlia, no? Che in pratica appunto per lei, per le sue sorelle, la madre aveva tranquillamente, diciamo, decretato una politica linguistica abbastanza liberale, no? Che le spingeva a usare varie lingue, come a dire, non necessariamente quella nostra, perché provenivamo da questo paese, ma varie lingue, quindi a valorizzare un repertorio composito che per lo più, diciamo, faceva leva su risorse linguistiche che non erano quelle della famiglia d'origine. Ora, io qui vi ho portato invece i risultati di due domande che abbiamo posto nel questionario ai genitori per il progetto Meridium, genitori appunto di bimbi di quinta elementare. Qui li vedete i dati disaggregati, genitori nativi, cioè i tre paesi in questione sono Italia, Spagna e Portogallo, quindi genitori italiani, nativi italiani e genitori residenti in Italia ma non nativi, e la stessa cosa per gli altri due paesi. La prima domanda era se pensassero in generale che nel paese dove vivevano, cioè rispettivamente Italia, Spagna e Portogallo, le scuole creassero un interesse tra i bambini riguardo alle persone provenienti da culture diverse e che parlavano lingue diverse da quella di scolarizzazione.
Allora, come vedete, i risultati per l'Italia sono piuttosto lusinghieri, cioè le risposte a orientamento positivo, sì, senz'altro, sì, abbastanza, sono sia per i genitori nativi che soprattutto per i genitori non nativi piuttosto numerose, sicuramente più numerose delle altre, in particolare, ripeto, tra i genitori. Un pochino meno bene negli altri paesi, in particolare ecco, per il Portogallo, vediamo che le risposte positive sono abbastanza scarse rispetto agli altri due. La situazione però cambia quando si chiede ai genitori se ritengono che i figli provenienti da famiglie straniere dovrebbero avere la possibilità di imparare le loro lingue d'origine, le lingue di uso familiare, nella scuola. No? Che frequente. Avere la possibilità, non essere obbligati a. E qui vediamo che in Italia la situazione cambia completamente. Cioè, i genitori nativi italiani ritengono proprio che sia una cosa assolutamente non, diciamo, prioritaria, se non altro, ma anche i genitori non nativi ritengono che insomma non sia una priorità. Soltanto il 30% si esprime a favore, però non, per la maggior parte insomma non danno molta importanza a questo aspetto. E il Portogallo, al contrario, come prima, insomma, no? Portogallo invece ha un forte sostegno a questa opzione sia dal punto di vista dei genitori nativi che di quelli non nativi. Allora, qui ci troviamo di fronte, da un lato, appunto, alla posizione dei genitori non nativi che sono anche contenti, no? Tenete conto che questi dati sono stati rilevati comunque nel 2010, nel 2011, nel 2006 erano uscite le linee guida per l'educazione interculturale, insomma c'era una certa attenzione, si percepiva una certa attenzione al tema della scuola interculturale, no? Però appunto, da un lato voi vedete che con la domanda sulla diversità linguistico-culturale, sulla, no, percezione positiva, l'interesse di questa diversità linguistico-culturale, tutto va piuttosto bene. Quando poi si viene appunto alla possibilità che vengano insegnate queste lingue, allora le cose diventano, esatto, assumono un segno diverso. Non, magari non ci stupisce poi troppo da parte dei genitori nativi italiani, ci stupisce un po' di più, ci ha stupito per lì da parte dei genitori non nativi. Disaggregando i dati si è visto, e non credo sia un caso, che hanno risposto negativamente a questa possibilità che le lingue d'origine vengano insegnate a scuola, il gruppo dei genitori che avevano i figli nati all'estero, quelli cosiddetti di prima generazione, hanno risposto positivamente in maggioranza i genitori dei figli nati in Italia. No? Questo non credo appunto sia casuale, nel senso che i genitori con figli nati in Italia si sentono molto più sicuri e tranquilli, no? Sul fatto che i loro figli conoscano l'italiano, no? Non, come dire, incorrano, possano incorrere in difficoltà rappresentate dall'apprendimento, e anzi, semmai sono contenti che i bambini possano avere un rinforzo alla lingua d'origine, no? Mentre i genitori dei bimbi di prima generazione no, prego. Evidentemente non conosco la neurolinguistica perché c'è il famoso studio degli anni 70 di Zabalà, poi anche Matteo Studoni, Mario Maglionda, della Svizzera, che appunto negli anni 70 fecero questa bellissima anche in PowerPoint presentazione del cervello multilingue, The Magical Brain, per cui è tutto il cervello che funziona diversamente quando ci sono esposti a quelle lingue, e quindi il cosiddetto attaccamento della lingua e l'altra è molto più rapido.
e aprendo bene. E quindi questo fatto, io sono stata per anni insegnante di lingua madre italiana all'estero, quindi ne so qualcosa, e questo ha portato sempre che un'interruzione di apprendimento sistematico della propria lingua madre porta veramente all'insicurezza del bambino, a un calo di prestazioni e comunque anche a una deficienza dal punto di vista dello sviluppo delle funzioni linguistiche. Quindi... Si è parlato, non... Scusi, forse... in maniera non del tutto appropriata, ma si è parlato a lungo di semilinguismo, no? In questo senso, cioè l'interruzione della L1, dell'acquisizione della L1, sì, porta anche delle percussioni negative poi sull'acquisizione della L2, ma credo che questo ormai naturalmente per gli addetti ai lavori sia una cosa scontata. Il punto è che, ecco, allora, da un lato però non se ne può fare una colpa. Nel senso, se tu non dai formazione adeguata agli insegnanti, come si fa? No? Il discorso pubblicamente condiviso ai profani, diciamo, non ancora messo, salvo in questi ultimissimi tempi, sufficientemente in evidenza, il fatto che appunto il bilinguismo in età evolutiva dà luogo a tutta una serie di vantaggi dal punto di vista cognitivo e psico, che però deve essere seguito a certe condizioni, insomma non si deve supporre che bilingue sia due monolingue in uno e non si devono pretendere, diciamo, delle prestazioni dai bambini bilingui che possano appunto ricordare, no? E conformarsi a modelli di monolinguismi separati e suddivisi. Ma soprattutto bisogna dare questo messaggio anche alle famiglie straniere, perché spesso sono le stesse famiglie straniere che tendono a autoinibirsi o a inibire, no, questo tipo di sviluppo nei loro figli. E poi, ecco, ultimo, ho proprio rosicchiato tutto il tempo, ma va bene, poi ci sono tempi, quindi se volete ci possiamo fermare un altro po', dare senso alla partecipazione. E qui vi ho citato tre lavori che esemplificano in due casi cose encomiabili che si fanno in Italia. In un caso, appunto, questo lavoro svedese, da cui vi ho tratto anche le testimonianze dei genitori prima, e su cui vorrei soffermarmi un momento prima di chiudere. Dare senso alla partecipazione, in che modo? Coinvolgere i genitori, ma cominciare a coinvolgerli da ciò che succede a casa normalmente, tutti i giorni, appunto, con i compiti, senza però immaginare, ecco, di caricarli, no? Di responsabilità che molti di loro giustamente ritengono essere della scuola, soprattutto perché io non ho tempo, perché ritengo di non avere gli strumenti, no? Quindi se tu scuola mi costringi a fare i compiti con mio figlio, già se ne lamentano i genitori italiani, figuratevi, no? Quindi mi invadi e posso anche avere l'impressione che tu, insomma, in qualche modo mi scarichi una responsabilità che non mi appartiene. Dall'altra parte, però, è anche vero che i genitori, specialmente i genitori che non hanno familiarità con il nostro sistema educativo, in realtà hanno bisogno, hanno anche interesse a sapere che cosa fanno i bambini a scuola, no? Che cosa imparano, di cosa parlano. Allora, in questo senso, non so se lo vedete bene. Vi ho ritagliato una scheda utilizzata appunto in questa scuola svedese che è stata studiata da Svensson e Svensson e altri che non mi ricordo, che è tradotta qui in inglese, ma è tradotta anche in originale, e che vi fa vedere come è stato risolto da questi insegnanti questo dilemma, no? Coinvolgere i genitori nei compiti, nello stesso tempo metterli al corrente di quello che succede a scuola e dare loro un'occasione per discutere con i figli a proposito anche di valori, no? Che la scuola presuppone e intende sviluppare e su cui i genitori si possono confrontare, no? Per cui appunto si dice abbiamo lavorato con il concetto di causa e conseguenza e ci siamo interrogati a proposito di un problema scolastico. Alcuni bambini non rientrano in tempo, cioè non entrano in tempo in classe o all'inizio delle lezioni oppure dopo la pausa, dopo la ricreazione.
abbiamo parlato con gli studenti e non è successo niente, quindi abbiamo bisogno di capire quali sono i vostri punti di vista, vostri inteso come bambini, come famiglie, quindi discutetene con il bambino e poi buttate giù questi appunti e sentitevi liberi di scrivere nella vostra lingua madre. Ok? Quindi in questo testo in pratica si mette al corrente la famiglia di ciò che è successo, qual è il piccolo problema, si elicita un punto di vista, si rende chiaro evidentemente che questo è un problema per la scuola, ma non lo si fa in modo sanzionatorio, no, non è che poi questo compito lo facciano soltanto i bambini che tendono ad arrivare in ritardo, lo fanno tutti, no? Si informa la scuola e la famiglia di questa cosa e si invita ad avere uno scambio con il bambino e a buttare giù degli appunti riguardo alle cause, alle conseguenze, alle possibili soluzioni. E questa a me sembra una cosa piuttosto interessante, un approccio piuttosto interessante. Qui vi ho riportato e il parere di un insegnante a proposito di questo tipo di lavoro e il parere di una mamma e, come vedete, insomma, l'insegnante dice: cerchiamo di creare un momento in cui i genitori si siedono insieme a parlare di scuola con i loro figli, no? E così partecipare, anche se a distanza, su quello che i bambini fanno, avendo anche modo di negoziare dei valori, no? Indirettamente con la scuola, direttamente con i figli. Per quanto riguarda la mamma dice: ma io alla fine mi diverto, no? A fare questa cosa, perché posso usare la mia lingua madre, i bambini sono anche loro contenti di poter imparare qualche parola nella mia lingua d'origine e quindi, ecco, si crea insomma un momento anche armonioso, piacevole. Ora, la questione appunto di trovare un momento di collaborazione concreto nel momento, nella fase dei compiti a casa, mi sembra un'opzione interessante che, ripeto, anche Andorno e Sordella hanno elaborato, anche se poi naturalmente hanno proposto anche molti altri progetti da svolgere a scuola. E se non altro questo può essere un passo d'inizio, una cosa anche abbastanza semplice da gestire per richiamare, diciamo, la presenza dei genitori, che poi naturalmente può sfociare anche in misure molto più elaborate. Quello che mi premeva dire veramente e cui concludo è che forse in questi anni si è pensato troppo, appunto, semplicemente, e non è semplice, a dare degli strumenti per l'acquisizione dell'italiano ai bambini. Ci si è concentrati in Italia, questo poi lo dice anche un rapporto di Euridice del 2019, insomma, ci si è concentrati molto sul dare l'italiano L2 ai bambini, e questo va benissimo, però ci siamo anche resi conto che questi sforzi, almeno dalle rilevazioni standardizzate poi che possiamo vedere, e anche dalla distribuzione delle risorse che servono a sostenere questi progetti, non hanno dato i risultati sperati. Che comunque anche i laboratori italiano L2 alla fine durano poco, spesso sono un po' disorganici, insomma, io rabbrividisco tutte le volte che sento: sì, abbiamo il supporto di italiano L2 20 ore per quanto? 20 ore nell'anno, ma che scherziamo, è pazzesco. Ed è capito? Ecco, è una cosa, secondo me, forte. Ecco, ma cioè, qui non è un problema di scuola, è un problema di sistema, no? Questo è evidentemente un problema di sistema, però ci siamo, però ci siamo illusi che, insomma, su questo aspetto intanto abbiamo lavorato, eccetera. Secondo me però abbiamo veramente lasciato fuori il tema delle famiglie, della loro inclusione, della collaborazione con loro, e teniamo conto del fatto che in molte scuole in qualche senso questa è addirittura una scelta programmatica, no? E questo è un po' preoccupante. Una scelta programmatica anche dettata proprio dalla pressione sociale, dalla pressione del mercato, come dicevamo.
Nel senso che ti trovi di fronte a dirigenti scolastici che più o meno esplicitamente ti dicono: io potrei anche promuovere maggiormente una comunicazione plurilingue, no? Dare l'idea anche attraverso il sito di una scuola più inclusiva, però così corro il rischio della fuga bianca, no? Del fatto che appunto i genitori italiani abbiano la percezione che questa è una scuola con una maggioranza di iscritti, o una consistente comunque parte di iscritti stranieri, e ritengano che quindi non sia in grado di garantire uno standard educativo adeguato e si vanno da un'altra parte. Allora, siccome noi non lo vogliamo, perché le scuole segregate non sono certamente il modello migliore, cerchiamo insomma di tenere abbastanza bassa, no? L'attenzione su questo punto. E questo è un problema di cui bisognerebbe farsi carico da un punto di vista istituzionale. Poi sono state organizzate reti di scuole, no? Che cercano di distribuire anche bambini italiani, bambini stranieri, ma insomma, bambini stranieri mi fa sempre impressione usare questo modo di dire. Però questo è vero, ma è un problema che resta reale. E d'altronde, finché le famiglie non vengono realmente ascoltate e accolte, no? Per quello che possono dare e riconosciute comunque nel ruolo importante che hanno, anche qualsiasi valorizzazione, tentativo di valorizzazione, per quanto senz'altro utile e importante si voglia fare delle lingue d'origine, del plurilinguismo di questi bambini, rimane sempre molto parziale, non verrà del tutto capito. L'adesione, no? E l'effettiva convinzione rispetto a questi progetti magari non ci sarà e non dovremo stupircene proprio da parte di queste famiglie. Bene, vi ringrazio. Se vogliamo, ecco qui. Assolutamente, no, ma anche di più, eccoci. Allora, sì, qui ho tolto la condivisione, non vedo mani alzate, ma comunque, ecco, la professoressa Samu appunto stava invitando, diciamo. Io sono a vostra disposizione. Se non ci sono domande, ringraziamo tantissimo Stefania per questi spunti. Volevo ringraziare. Cioè, molto bello l'esperienza fuori dall'Italia. E per esempio c'è sempre l'insondabile che vengono alle scuole che viene segnato, quindi vengono tutti i libri che scrivono i poni, pieni di caramelle, bomboni, eccetera, che fanno una testa collettiva prima di. Cioè, è dato proprio un'introduzione alla scuola, no? Per la prima classe. E poi ogni anno, nelle altre classi, si va sempre, se non il primo giorno, qualche giorno dopo, il incontro con i genitori. E quindi si viene a portare un libro su una libri, possono essere dolci o altre leggende, quindi si fa. Questo poi al di là delle volte, non delle volte, anche tante altre volte, però c'è un rituale. Ecco, io quello che vedo di Romagna, nonostante sia un sistema scolastico molto stretto, che però c'è il tentativo, e anche un'obbligazione più numerosa e più anziana, è questo tentativo di creare comunità. L'ho detto anche l'altra volta con i ragazzi. Il tutoraggio con i ragazzi di madrelingua verso altri, oppure gli altri ragazzi che sono i bambini grandi Certo. o con degli occhi, certo, attenzione su questo, creare la comunità, la scuola è una comunità. Ecco, ma in realtà poi, cioè, in tante scuole comunità di questo tipo, io le vedo Sì, ci sono, anche, no, sul esatto. territorio. Ecco, il punto, esatto, il punto è che davvero è una cosa che resta un po' a livello proprio locale, di comunità. E se c'è, come dire, la partecipazione, se c'è un dirigente che in questo senso, no, spinge o asseconda anche, no? Molto come la città di Montuore, ma non è Esatto. una città di Montuore. Io per le mie classi,
diceva anche, vedo che ci sono proprio ragazzi che sono molto inclusi. Questo sempre. E sono soprattutto i loro proprio la presenza che ti fanno in casa e che esce. Poi lì è più facile perché c'è un aspetto artistico che ti faccia certo. Di nuovo che non so, però proprio il compagno che si avvicina e vuole conoscere, e ci sono proprio dei tu che nascono certo. Questo dai ragazzi, no, è bellissimo e tutto sommato ci si può anche aspettare. Io devo dire che ho visto in molti casi anche genitori tutor, no? Genitori italiani che conoscono appunto altri genitori, no, stranieri, e in qualche modo si ritagliano questo ruolo, sì, di tutor. E certamente questo va tutto molto bene, è una cosa importante, sono dinamiche però spontanee, no? Ma ecco, io ricordo anni fa di aver visto con gioia sul sito del Ministero un progetto che si intitolava, credo, Con parole tue, e che sembrava l'abbozzo di un progetto più ampio nel quale che avrebbe dovuto portare alla redazione anche di modulistica semplificata nelle varie lingue, nelle lingue più presenti, che sono tantissime, nelle scuole italiane. Ho guardato, ho continuato a guardare i mesi successivi, finito tutto, è rimasto così allo stato embrionale, a un certo punto è stato addirittura levato proprio dalla piattaforma. E si è visto benissimo anche con l'emergenza Covid, che insomma, la comunicazione, davvero il sostegno a queste famiglie che avevano bisogno di sapere cosa fare, come la scuola si sarebbe regolata, è stato molto, 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 insomma, che fosse un momento di emergenza per tutti, evidentemente non ce lo possiamo negare. Però anche il fatto che una scuola che insiste su un territorio in cui c'è una forte presenza di cittadini non italiani non senta il bisogno di istituire dei legami, una rete solida di contatti anche con le organizzazioni, no? Del territorio, appunto dalle associazioni di cittadini stranieri, di migranti, cioè è una cosa che un po' lascia interdetti, no? No, diciamo che non aiutano, ecco. Poi non lo so, perché io tendo sempre a pensare che in fin dei conti la società civile poi sì, ecco, sì, appunto, siamo noi e si riveli sempre, al di là della retorica politica, molto migliore, no? Di quello che si può pensare, perché grazie al cielo, insomma, poi ci incontriamo tutti i giorni e siamo più propensi alla collaborazione che non così all'opposizione per partito preso con chi ci sta vicino a me, no? Quindi, ecco, lì già mi sento di essere un po' più speranzosa. Il problema è che davvero, per quello che io posso osservare, le scuole fanno tanta, tanta fatica. Le scuole intese soprattutto come docenti fanno veramente tanta fatica a tenere insieme tutta questa pluralità di necessità, di stimoli in condizioni così precarie, dal punto di vista del quadro proprio, come dire, politico-organizzativo della scuola, quello di provenienza centrale, no? E anche dal punto di vista poi dell'amministrazione delle risorse, insomma, insegnate alla scuola. E non c'è possibilità. Qui non vedo mani. Vedo una mano. E la mano è quella di Iris Elizzatore. Molto bene, buonasera Iris. Buonasera, buonasera. Ecco. Io volevo così dire. Non la vedo più. Ah, mi vede? E non la sento soprattutto. Ora mi sente? Ecco. Buonasera. Okay. Buonasera. Volevo, diciamo, dire. Però il microfono dovrebbe essere acceso. Il mio microfono è acceso. Il nostro altoparlante, secondo te? Mi sentite? Il mio microfono è acceso. Da casa si sente. Iris, grazie. Prova. Sì, mi sente no, adesso? No, non viene niente. Ah, peccato. Peccato perché online mi sento. No, non so se scrivere nella chat. Adesso? Ecco. Ora mi sentite?
Sì, adesso si percepisce forse qui. Ok, no, volevo solo spendere due parole e, diciamo, in favore delle scuole italiane, della situazione multilingue italiana rispetto alla realtà che sto vedendo in Olanda, e dove ho proprio frequentato due corsi di multilinguismo e sociolinguistica. E siccome tendiamo a pensare che l'erba del vicino sia sempre migliore, soprattutto nei paesi del nord, no? La Svezia, la Norvegia, appunto l'Olanda, e invece nei fatti non è così, soprattutto dal punto di vista delle risorse all'interno della scuola. L'anti di scuola primaria lavorano in grande precarietà, cioè l'insegnante di scuola primaria dalla prima alla quinta è una sola per tutte le materie. Quindi si parla di translanguaging, ma il problema è come può una maestra sola in classe adottare tecniche di translanguaging con appunto classi ad alto tasso plurilingue. Quanti bambini sono più o meno in Olanda? Le classi di quanti bambini sono formate più o meno? Sì, no, questo con precisione non lo so. Questo con precisione non lo so, ma ho studiato con ragazze che sono maestre della scuola primaria e appunto stanno completando il ciclo magistrale per poter passare al grado di lavoro successivo, perché il lavoro nelle scuole primarie è stressante e quasi tutti gli insegnanti sono burnout. Ho detto burnout, mi faranno pagare una multa? So che recentemente ci sono state queste tendenze. Poi quando torni in Italia ti spieghiamo. Ecco, ecco. Ma diciamo che non eri in veste istituzionale, quindi non credo incorrerai. Grazie. Ok, e l'altro punto è che sì, parliamo di translanguaging, parliamo di tecniche, e ci sono tantissimi studi, ma la formazione realtà pratica degli insegnanti, perché gli insegnanti, ok, noi che stiamo per uscire dal nostro ciclo di studi, abbiamo anche occasioni di iniziare a mettere in pratica le conoscenze, ma gli insegnanti che sono nella scuola già da 10 anni o più sono realmente formati? Perché partecipano a convegni, ascoltano, però poi quando escono da lì, chi li aiuta a mettere in pratica ciò che imparano? Ma da questo punto di vista, tante università, va detto, appunto, facevamo l'esempio appunto di Andorno, Sordella, l'Università di Torino, che lavora con il Comune di Torino e con le scuole, sicuramente. Noi cerchiamo per parte nostra, certamente, di fare quello che si può. Il problema è che appunto manca, e forse è mancato, possiamo dire, anche in passato da parte dell'università, no? Un impegno in questo senso. Io ricordo il progetto, insomma, del 2000 di formazione degli insegnanti in servizio su questi temi, che fu organizzato, ti ricordi, Sandra, dal Ministero, anche con mezzi all'epoca piuttosto avanzati, diciamo, tecnologicamente. Però appunto poi non c'è più stata nessuna iniziativa di formazione veramente così massiccia. Ogni tanto si lavora su qualche progetto sporadico, su gruppi singoli di insegnanti, ma appunto la formazione in servizio che si sta dando è decisamente inadeguata rispetto a... E del resto però anche lì il problema è che vogliamo formare, c'è bisogno di formare su tanti argomenti diversi. Ora, la richiesta di formazione da parte degli insegnanti delle scuole si è orientata negli ultimi anni soprattutto sul tema delle tecnologie informatiche, no? E non è che puoi fare formazione, no, su un milione di cose. Io lo capisco anche, insomma, ci sono tante esigenze nuove, la scuola sta cambiando, questo è il punto. Forse io guarderei anche di più proprio all'impostazione pedagogica, agli obiettivi, ai programmi. Cioè, tutto questo è da fare, Iris, secondo me, certamente. Garantire una più solida formazione in servizio è evidente, è necessario e si dice.
ripeto, anche le università devono mettersi un po' più al servizio in questo senso. Però forse davvero bisognerebbe modernizzare la scuola anche in tanti altri sensi, io credo. E comunque, insomma, non fa piacere sapere che anche gli altri hanno questi problemi, però ecco, ogni tanto un messaggio di speranza, ecco, si poteva intuire che la scuola olandese non fosse proprio l'optimum, appunto anche da quello che si legge nei contributi dei colleghi olandesi, che sono molto molto critici, soprattutto sul sistema scolastico delle Fiandre, che pure rivela anche sperimentazioni molto avanzate proprio in tema di valorizzazione delle risorse plurilingui, del translanguaging, però appunto, diciamo, siamo pur sempre in una fase abbastanza iniziale, per quanto sia sconfortante dirlo dopo 30 anni. Okay. Grazie, un saluto. Grazie, ringrazio ancora la professoressa Scaglione per questa presentazione. Vi ricordo il nostro prossimo incontro, che si farà il 4 maggio, sull'argomento delle tecnologie. Mi scuso, ma parleremo di tecnologie, di strumenti digitali e l'italiano per lo studio. Quindi questo è il nostro prossimo appuntamento e vi anticipo anche che il 1° giugno la Segreteria Nazionale sta organizzando un evento importante per i 50 anni del GISCEL, a cui siete tutti calorosamente invitati. Vi manderemo sui nostri social poi il programma e le indicazioni. Grazie e alla prossima. Arrivederci. Grazie.